BuzzBlog, ci troviamo a Torino, siamo in prossimità di Corso Belgio. Qua da giorni stanno andando in scena varie proteste contro l'abbattimento degli alberi di Corso Belgio. È nato un comitato di cittadini spontanei che si chiama appunto Salviamo gli alberi di Corso Belgio e siamo in compagnia di Roberto Accornero, che è uno dei tanti manifestanti che appunto da giorni sta protestando contro l'abbattimento di questi alberi. Questi alberi che li vedete alle spalle di Roberto, vedete anche il traffico, siamo proprio su Corso Belgio. Roberto, come sta andando la situazione e per quale motivo il Comune di Torino ha deciso di abbattere questi alberi? Sono domande, la seconda soprattutto più difficile. Trovare una risposta, perché sono state diverse, c'è stata una narrazione fin dall'inizio falsa, che poi si è rivelata meno falsa ma più ambigua. Insomma, hanno cominciato dicendo gli alberi sono malati, sono a fine vita, questa parola malati, ogni tanto si adombrava la possibilità di uno schianto, cioè che cadessero in testa a qualcuno, quindi dobbiamo tagliarli, ma facciamo meglio di questi, metteremo degli alberi che sono nuovi, è un po' come cambiare la cucina, dice mi sono stufato della cucina. Solo che questi sono esseri viventi. Allora, questi aceri sono il primo impianto, risale intorno al 47-49, hanno una settantina d'anni, ma solo alcuni di questi sono rimasti. Altri sono stati successivamente sostituiti sempre con aceri negundo, e questo è il tipo di acero che c'è, l'acero americano, acero negundo, e altri non sono stati sostituiti. Quindi in realtà la totalità degli alberi sarebbe superiore a 241, cioè nel viale originario completo. E vengono fatti dei conti e si dice non mancheranno gli alberi, li sostituiremo. Piccolo particolare è che questi alberi di 70, di 30 o di 40 anni hanno una capacità di assorbimento del rumore, anche se non sembra, ma c'è, dell'inquinamento, soprattutto di diminuzione del calore. Insomma, tutte queste tre cose, per non parlare poi della parte storica e culturale, del fatto che sono un paesaggio, ci sono una serie di infilate di visuali dall'inizio di Corso Belgio verso Superga. Corso Belgio è un canyon sull'asse sud-est e ha delle particolarità negative, è una delle isole di calore più intense della città. Lo sapete che il calore aumenta sempre di più e in modo sempre inaspettato. Oltre le peggiori previsioni, nella scorsa estate ci sono state delle punte di calore maggiori del previsto, oltre i 30 gradi per troppo tempo. Togliere questi alberi significa togliere l'ombra, togliere la frescura, il raffrescamento, e immediatamente si avrebbe come minimo un aumento di temperatura sugli 8-9 gradi nelle punte, ma forse anche superiore. Certo, come, in che modo, diciamo, quale sarebbe la motivazione per cui questi alberi, secondo il Comune, dovrebbero essere abbattuti? Loro come si sono giustificati? So che voi avete fatto varie richieste anche al Comune, insomma. Sì. Come dicevo, all'inizio hanno detto che sono malati, al che noi abbiamo detto sono veramente malati, e c'è la risposta non è difficile da trovare, non è che dobbiamo fidarci, non è che dobbiamo mettere in dubbio, però di fronte a un'azione così sorprendente e un progetto così mal spiegato, ci siamo permessi di chiedere degli atti pubblici, che sono le schede di valutazione di ogni albero. Ogni albero in ogni città ha una scheda, è una specie di libretto di circolazione, una scheda di salute, chiamano un libretto sanitario, e per obbligo, per legge, al massimo ogni 3 anni questa scheda deve essere rifatta, questa schedatura. È una valutazione dello stato di salute dell'albero. Normalmente si usa quella che si chiama la VTA, Visual Tree Assessment, ma ci sono anche metodologie più semplici, più brevi, meno approfondite. La VTA, l'abbiamo visto lo storico di queste VTA del 2016, del 2019 e del 2022. Bene, è venuto fuori quello che si sospettava, che i 241 alberi non sono malati. 10 di questi sono, se vogliamo usare questo termine, malati, sono in classe D. La classe A, B, C, D, C, D, C, D, sono 5 classi circa, che indicano la propensione al cedimento. Quando la classe è D bisogna tirarlo giù. Quando la classe A e B, come tutti gli altri, sono B,
tutti gli altri sono B, non sono malati, non lo diciamo noi, lo dicono le schede redatte dagli stessi tecnici che vogliono abbatterli. Tant'è vero che nell'ultimo incontro le cose sono un po' frenetiche, perché se ci avessero consultati prima, ci avessero noi tutti cittadini in generale, cioè la democrazia sarebbe: se facciamo delle scelte sulla vostra pelle, facciamole anche col vostro cervello, col vostro cuore. Non è una questione di emotività, è una questione di salute. Quindi non siamo stati interpellati, se no saremmo ricorsi al TAR, perché dopo una delibera ci sono 60 giorni per ricorrere al TAR. Il TAR, un ente, potrebbe aver visto dei documenti, ma questa cosa non si può fare. Ci sono altre vie legali che adiremo, anzi stiamo già impiegando. E abbiamo visto queste schede e le abbiamo restituite a questi tecnici pubblicamente venerdì scorso, proprio qui davanti, un incontro aperto che aveva delle modalità un po' strane all'inizio. Abbiamo mostrato queste schede e i tecnici hanno detto sì, dobbiamo ammettere, anzi dichiarare, non hanno usato il termine ammettere, che noi non li tagliamo perché sono malati, ma li tagliamo perché abbiamo deciso di tagliarli, perché un progetto, ed è scritto sul progetto, un esperimento che si fa, purtroppo in Corso Umbria già attuato, che si hanno scelto due corsi periferici per vedere un po' come reagiva la gente. Se tu vai a tagliare, sì, gli alberi in centro, magari qualcuno c'ha l'avvocato, qualcuno è un membro del Parlamento, quindi hanno qualche difficoltà, qualcuno ha più soldi. Vabbè, noi ci dobbiamo arrangiare, siamo in periferia. Purtroppo questo corso è veramente un canyon, ci sono casoni alti, ripeto, ha un'esposizione particolare, quindi siamo motivati. Hanno detto appunto che si tratta di un esperimento, che quindi il motivo non è la malattia, anche se questa cosa poi ritorna, ma all'atto pratico, quando le schede loro dichiarano che l'albero non è da abbattere, e ricordo che c'è una regola del regolamento verde della città che dice non si abbattono alberi se non sono malati. Quindi questo progetto trasgredisce, va al di là. Sì. Allora ha un senso? Scarsamente giustificabile. Certo. C'è da dire che c'è un finanziamento di 600.000 euro, fondi che per lo più arrivano dal PNRR, Pons React, insomma, l'iniziativa esisteva già nella giunta precedente, quindi non si fanno colpe politiche, sono proprio metodologiche, cioè di mancanza di democrazia e di insensatezza, cioè di un danno al cittadino. Siamo stati definiti incivili dall'assessore Tresso, perché quando venerdì scorso è venuto qua a presentare il progetto, la sua metodologia era: noi siamo qui a spiegarvi, voi non parlate, voi state zitti. Così, se volete fare domande le potete scrivere. A quel punto lì c'è stata una sollevazione popolare e per fortuna siamo riusciti, perché c'era gente più agitata e che bisognava anche calmare, siamo riusciti a calmare gli animi e a riproporre l'incontro come un vero incontro. Fateci parlare, ascoltateci e rispondeteci. Nel corso di quell'incontro, finalmente, hanno dovuto riconoscere che le piante non sono malate e che quindi le tagliano non perché sono malate, ma a questo punto intervengo con le parole di Dario Padovan, che è un professore dell'Università di Torino e che insieme ad altri 23-24 professori sta gestendo un centro di ricerca che si chiama Crisis e si occupano di questi, esattamente di questi problemi, perché questo è uno dei problemi. C'è il parco del Mesino, c'è la pellerina che viene usata per costruire un ospedale invece di scegliere aree contigue, c'è il giardino artigliere di montagna dove ci sono degli alberi che hanno più anni di questi, che sono perfettamente sani, che vengono tagliati per l'ennesimo centro commerciale, perché la logica ormai della gestione economica delle città è quella della GDO, della grande distribuzione organizzata, si fa tutto in funzione di quello. E c'è uno studio di 5 anni fa del Politecnico che dichiara che c'è un sovradimensionamento, ci sono, se non ce ne fossimo accorti, troppi centri commerciali rispetto agli abitanti. Cioè, è veramente un tant'è vero che a volte vengono anche falsificate il numero delle presenze in città, contando non residenti ma studenti, e abbiamo degli esempi mostruosi come tipo il Tow Dream, che più che Tow Dream è un Tow, come si dice, incubo, vabbè, cauchemar, un incubo, che alle spalle di un centro commerciale ne è stato costruito un altro più grande ancora, che come potete vedere di solito sono tutti luoghi deserti, non luoghi, come diceva Roger. Questo è il desolante quadro. Voi da qui, insomma, ai prossimi giorni, non sappiamo
esattamente, perché il comune non l'ha dichiarato, quando effettivamente verranno abbattuti. Scusa se ti interrompo, poi facciamo prima, ho capito cosa mi volevi chiedere. Lunedì 12 giugno era previsto l'inizio dei lavori, infatti erano stati messi dei cartelli di divieto di sosta e interessavano i primi quattro alberi in cima al corso, cioè dalla parte di Corso Tortona a venire in qua. E noi ci siamo svegliati e siamo andati lì ad aspettare, abbiamo scoperto che tra l'altro uno di quei quattro alberi, quello corrispondente al civico 32, aveva un nido grosso così di una cornacchia, e questo è un altro problema, ci sono delle leggi precise, nazionali, che dicono che tu non puoi toccare gli alberi comunque in certe stagioni e men che meno se c'è un nido. E sembra che quello di poterle toccare nelle stagioni, quella legge che ti dice non toccare gli alberi in quella stagione, l'hanno elusa, dichiarazione di Cirulli, e sono state eluse anche dal punto di vista paesaggistico, e sono riusciti ad aggirare tutte le norme. Se loro avessero avvicinato la sega all'albero corrispondente al 32, noi avevamo il telefono e chiamavamo i carabinieri forestali, perché quella è una legge, è penale, cioè quindi non si può. Tutto ciò non è avvenuto, a sorpresa. Probabilmente per il movimento che ci siamo dati e probabilmente per altri motivi un po' misteriosi, sono arrivati degli operai che hanno tolto alle 8:30 il divieto di sosta e hanno detto i lavori sono rimandati a data da destinarsi, che potrebbe essere dopodomani, perché il progetto prevede che si sviluppi follemente durante l'estate. Dico follemente perché anche botanicamente non si piantano alberi d'estate e soprattutto ci sarà uno shock, ci sarebbe, spero che non avverrà, ma non ne sono certo sicuro, ci sarebbe uno shock termico e culturale e proprio esistenziale altissimo. Noi ti ringraziamo Roberto per la tua testimonianza e insomma prego. Posso invitare tutti a firmare la petizione Salviamo gli alberi di Corso Belgio su change.org, certo, e gli interessati a unirsi al gruppo Facebook che ha lo stesso nome, Salviamo gli alberi di Corso Belgio. Va bene, grazie Roberto per la tua testimonianza, continueremo a seguire questa vicenda qui su Corso Belgio. Grazie ancora, Buzz Blog Torino.